Ciao, buongiorno a tutti. Aspettiamo ancora qualche minuto, quindi verso le 9:05 inizierei ufficialmente appunto il jailbreak, quindi diamo tempo alle persone che volevano partecipare di partecipare, poi alle 9:05 inizierei, quindi ecco, se volete prendere ancora qualche minuto, tranquilli.
Allora, buongiorno a tutti. Sì, come avevo detto qualche minuto fa, inizieremo verso le 9:05. Intanto inizio condividendo lo schermo. Mi dovreste vedere in telecamera. Io sono Francesco Bursi, Digitair. Quindi condivido subito lo schermo. Dovreste vedere a breve lo schermo con QGIS aperto, con un progetto vuoto. E per comodità poi durante la presentazione, la breve presentazione, l'excursus, chiuderò la telecamera più che altro per non intasare la mia rete e non vorrei che ci fossero troppi ritardi. Allora, vi anticipo che sarà un jailbreak relativamente applicativo, nel senso che non ho preparato delle slide, farei vedere un ideale workflow per appunto utilizzare uno strumento in particolare che è un plugin di QGIS che si chiama CART, che deriva, cioè CART plugin che deriva da uno strumento esistente, un software a sé stante che si chiama CART, che viene utilizzato per versionare dati geografici. Direi che possiamo iniziare. Appunto, spengo la telecamera e vi chiederei se avete domande, c'è nella sezione domande in alto a destra, dovreste condividere un attimo la schermata. Qua su domande potete fare delle domande ed eventualmente vi posso concedere la parte, cioè, non perché ve la debba concedere io, ma semplicemente perché come amministratore posso concedere appunto di accendere il microfono o meno, mi sembra. La piattaforma è nuova, la stiamo sperimentando anche noi e ecco, se ci sono delle domande o qualsiasi cosa, fatele nella prossima sezione, poi magari alla fine della presentazione, che non durerà molto, durerà una ventina di minuti. Alla fine della presentazione, dicevo, eventualmente rispondo alle vostre domande o osservazioni o qualsiasi, insomma, qualsiasi input da parte vostra. Non devono essere per forza solo domande, ovviamente. Ok, spengo la telecamera e iniziamo. Allora, sì, oggi parliamo di versionamento dei dati geografici. E in particolare faremo un 20 minuti di verticalità su un plugin di QGIS che deriva da uno strumento, da un software a sé stante, che si chiama CART, che si basa a sua volta su Git. Quindi, per spiegare come approcciare il versionamento dei dati geografici e in generale il versionamento che non è di per sé un'operazione molto banale, anche se è facile da comprendere, evidentemente, utilizzeremo CART, questo plugin, per chi non ce l'ha, che è questo qua, si scarica dal appunto, repository dei plugin ufficiale, si cerca CART, eccolo qua, l'ho già installato e poi si installa. Dovrebbe essere necessario scaricarsi anche il software CART. Diciamo che qualora una persona scaricasse solo il plugin e provasse a utilizzare solo il plugin senza il software CART, dovrebbe lamentarsi il plugin, dovrebbe dire non so su cosa basarmi perché si basa su questo software CART che appunto è utilizzato per il versionamento dei dati geografici. È un software per lo più da linea di comando basato su Git, che appunto è un famosissimo Git software per il versioning, quindi la storicizzazione dei cambiamenti sostanzialmente che vengono fatti solitamente a del codice, quindi a del codice scritto in un linguaggio di programmazione, in questo caso. CART in questa sua derivazione applica gli strumenti di versioning, quindi la possibilità di vedere le differenze tra una versione e un'altra, sostanzialmente, e fare nuovi branch, lo vedremo appunto in questi 20 minuti. Applica, diciamo, questi strumenti di versionamento ai dati, e in particolare ai dati geografici. Quindi chi conosce già Git è avvantaggiato nella comprensione dei concetti, chi non lo conosce, vabbè, non c'è da preoccuparsi, cercherò di fare degli esempi il più esplicativi possibili e vedrete che comunque CART ha
utilizzeremo carta attraverso QGIS e attraverso l'interfaccia grafica, quindi non da linea di comando, e spero che anche questo possa avvantaggiare un po' il fatto di comprendere quello che si sta facendo. Ok, una volta scaricato il plugin, dovrebbe essere disponibile qua sotto, quindi sotto plugins, cart, abbiamo settings, vabbè, about e repositories, che è quello che ci interessa. Su settings ci ritorniamo più tardi. Quindi abbiamo detto che appunto è un software per il versionamento dei dati. Generalmente i software tipo Git, quindi di versionamento, si basano su dei repository, quindi sono dei luoghi dove stanno i nostri dati in questo caso. Quindi per usufruire di questo software di cart, invece che da linea di comando, da QGIS attraverso il plugin, possiamo semplicemente da cart, repositories, quindi chiudo un attimo questa finestra, partiamo tutti da zero, plugins, cart, repositories, vi si dovrebbe aprire questa finestra con i vari repository. Probabilmente, cioè senza probabilmente, se è la prima volta che utilizzate, voi non avrete questi repository, vedete che in questo caso sono dei percorsi nel file system del mio computer, potrebbero essere anche dei repository remoti, d'accordo? In questo caso, per comodità, utilizzeremo dei file che sono sul mio computer e voi utilizzerete, se lo volete utilizzare o se lo volete provare, vi consiglio di utilizzare le prime volte dei file che sono sul vostro computer, ma non devono per forza essere sul computer. E iniziamo creando un repository, quindi io ne creo uno nuovo, ho questi qua, col tasto destro, Create New Repository. Devo dire la cartella in cui voglio crearlo localmente, quindi la vado a creare, non ce l'ho ancora la cartella, è nel mio desktop, lavori, Jailbreak, cart. Vedete, queste sono delle prove che avevo fatto, queste sono delle prove che avevo fatto evidentemente ieri. E facciamo una cartella nuova in cui andrà tutti i file che Cart utilizza per tenere traccia delle versioni. Quindi lo chiameremo repo jailbreak 01. Essere un po' ordinati. Selezioniamo la cartella. Abbiamo creato un repository. In questa cartella, cart creerà dei file che sono dei file che utilizza per tenere traccia delle versioni, delle modifiche che faccio alle versioni, di eventuali branch che farò, che sono, è un repository parallelo, non propriamente, comunque, un repository parallelo a quello principale su cui sto lavorando, e soprattutto salverà un geopackage con i miei dati. Okay. E posso decidere appunto se salvare in un database o in un geopackage. Per comodità facciamo geopackage, in maniera che sia tutto in locale, tutto sul mio computer, non che non possa essere in locale il database PostGIS, ma preferirei per il momento farlo sul geopackage. Ok, possiamo dargli ok, vedrete che probabilmente è un po' lento. L'unica cosa che ho notato di questo plugin è che è abbastanza lento, soprattutto quando, vabbè, sto utilizzando anche altri software sul mio computer adesso in background. Comunque ha già creato il mio repository. Vedete che non ha dati, mentre negli altri ci sono dei dati. Dataset qua è vuoto. E potremo procedere ad inserire e ad importare dei dati nel nostro repository. Quindi, allora, importiamo subito dei dati. Importiamo da file, quindi non da database. Cerchiamo di mantenere le cose il più semplice possibile. Io mi ero già preparato una cartella, ma possono essere dei dati, uno shapefile, un GeoJSON, quello che volete.
Quindi io ho queste province, ho il mio shapefile delle province italiane, apri lui con calma sull'importa, può essere un formato che preferite, diciamo che tutti i formati che QGIS supporta, li supporta anche CART, perché appunto per importarli in questo JPEG si basa sui driver di QGIS. Quindi niente di nuovo, vedete che ha aggiunto le mie province e a questo punto la cartella che ho disegnato per essere il repository conterrà la cosiddetta working copy, che significa che CART salva tutte le versioni dei miei dati e ce n'è una che è la corrente, quindi sarà questa qua, che può essere aperta da QGIS, messa in un geopackage o da QGIS o eventualmente da PostGIS. Vediamo cos'altro mi potrei essere perso. Ok. Abbiamo detto che, cioè non l'ho detto, vi dico adesso, questo file è dentro il repository, quindi questo file inizia ad essere versionato. Cosa vuol dire? Che ogni volta che io farò delle modifiche a questo file, queste modifiche verranno, show log, verranno mostrate in una sorta di cronologia nei log, ad esempio, del mio repository. In questo caso il log è uno solo, il branch, che se avete appunto delle conoscenze di Git sapete che cos'è. Il branch è appunto, diciamo che è più facile da fare che da spiegare. Comunque, possiamo creare diversi branch, quindi possiamo di creare diverse copie dei nostri dati, qualora ad esempio sono utili, qualora due persone debbano lavorare su delle feature diverse. Non so, io devo lavorare su modificare la geometria della provincia di Bologna, il mio collega deve modificare la geometria della provincia di Verona, due province a caso, io sono di Verona e sto a Verona adesso. Quindi sarebbe, è utile creare due branch, quindi c'è una biforcazione, ci sono due copie, diciamo, di questi dati. Una persona lavora su Verona, una persona lavora su Bologna, senza che vi siano conflitti nelle modifiche che vengono apportate, e in un secondo momento una delle due persone o un amministratore dei dati può riunire, quindi mergiare, riunificare queste modifiche. Lo proveremo a fare, se c'è tempo, appunto in seguito. Vediamo che nello storico di questi dati, cioè di questo dataset, che sono le province, per ora c'è solo l'importazione nel repository, quindi la creazione sostanzialmente. Possiamo importare, scusate, un po', come vedete, quello che vi dicevo, l'unica cosa è che è un po' lentino, quindi talvolta vi potrebbe far aspettare, anche per operazioni banali, tipo chiudere una finestra. È l'unica cosa che ho notato, non so se sia dovuto al mio QGIS, ma mi pareva che fosse una cosa abbastanza comune. Allora, possiamo aggiungere questo layer a QGIS da qui o semplicemente con un drag and drop. Quindi abbiamo aggiunto il layer. Come vedete, questo layer che abbiamo importato nel repository da uno shapefile, se andiamo sulle proprietà, vi faccio vedere queste cose perché appunto, è quello su cui si basa il plugin. Se andiamo sulle proprietà e guardiamo, non so se lo riuscite a vedere, guardiamo il percorso del layer, non è uno shapefile, ma sta in un geopackage che sta dentro il mio repository. Okay? Quindi stiamo effettivamente lavorando su un layer che sta dentro il repository, che sarà quindi versionato. Cosa vuol dire versionato? Appunto che verranno create man mano che io faccio delle modifiche, verranno quindi modifiche, intendo editing, quindi sposto, non so, questa provincia qua, la provincia di Cuneo, la sposto. Ci sarà una linea sui log, adesso lo vediamo, però prima di farlo volevo disabilitare, se volete farlo anche voi, se ce l'avete la possibilità, quindi c'è questo check autocommit che esegue un commit, quindi noi possiamo fare le modifiche nel progetto di QGIS, ma non vuol dire che le modifiche siano automaticamente registrate dal plugin, a meno che non abbiate questo checkbox checkata. Nel qual caso, ogni volta che voi completate l'editing, quindi salvate le modifiche fatte, le modifiche verranno spedite direttamente anche nel repository e quindi verranno versionate e quindi automaticamente verranno salvate anche in CART, diciamo. Io lo tolgo un attimo per farvi vedere
cosa vuol dire fare un commit, quindi cosa vuol dire mandare le notifiche al repository e per farvi vedere che quando non siamo, cioè quando non abbiamo ancora mandato le modifiche al repository, appunto, non ci sono diverse versioni. Il nostro dataset non è ancora versionato. Ok, clicchiamo OK. Abilitiamo quindi l'editing. Cosa potremmo fare? No, aggiungere elemento. Sì. Va bene, andiamo a rovinare questa provincia. Ok, sono modifiche che non hanno molto senso, ovviamente solo per farvi vedere un esempio. Ok. Salva. Ok, attualmente quindi le modifiche sono nel file, ma non sono nel repository, quindi io ho fatto le modifiche a questo file, ma non nel repository, quindi che se elimino questo file le modifiche si perdono, non saranno versionate. Quello che vogliamo noi, cioè quello che ci serve a questo plugin, è poter avere la cronologia, diciamo, la storicizzazione di tutte le modifiche per poter. Perché è utile avere la storicizzazione di tutte le modifiche? Potrebbe essere utile qualora più persone lavorino allo stesso layer, allo stesso dataset, per vedere chi modifica cosa, dove è stato fatto cosa ed eventualmente correggere alcune cose che non andavano fatte. Quindi abbiamo detto che se vogliamo che questa modifica venga registrata dal nostro software di versionamento, dobbiamo fare un commit. Se guardiamo i log, ricontrolliamo. Adesso ve lo faccio rivedere anche se non è molto chiaro. I log adesso non dovrebbero mostrare modifiche, c'è sempre la modifica iniziale, quindi quando abbiamo importato il dato. Possiamo però eseguire il commit a questo punto perché abbiamo salvato la nostra modifica sul nostro file. E eseguendo il commit, sostanzialmente spostiamo le modifiche sul repository. Tasto destro, commit working copy changes. Stiamo lavorando, ho detto, sulla working copy, che è questo file qua. Questo qua. E le commettiamo, ci metterà un pochino. Possiamo, vabbè, allora possiamo anche classicamente quando si fanno i commit su Git si possono aggiungere dei commenti. Ad esempio, non lo so, modifico l'intestazione di una pagina, modificato l'intestazione di una pagina, corretto bug numero 10, eccetera, eccetera. Quindi noi possiamo aggiungere un messaggio che è modifica provincia Genova. Ok, adesso lasciamo lavorare. Vedete che appunto le modifiche sono state aggiunte correttamente. Se andiamo a vedere i log, dovremo vedere una nuova riga che ci sta a rappresentare la modifica che abbiamo fatta. Ok, questo è il messaggio che abbiamo fatto. Se andiamo col tasto destro a vedere le modifiche introdotte da questo commit, potremmo vedere nel dettaglio cosa è stato fatto. In questo caso è molto banale, non ci sono modifiche alla tabella attributi, ci saranno modifiche, vedete, vi fa vedere la tabella attributi e la geometria. Quindi nella tabella attributi non ci sono modifiche. La tabella attributi molto banale è rimasta la stessa, l'unica cosa che è cambiata è la geometria in cui è segnalato nella tabella attributi in questa maniera qua. Se andiamo su Geometries, possiamo vedere, magari teniamo solo le feature che sono state modificate, quindi la feature, la riga sostanzialmente della provincia di Genova per quanto riguarda la tabella attributi. Possiamo vedere che la vecchia versione è questa, la nuova versione è questa. Ah, vabbè, ovviamente possiamo fare con lo swipe invece che con la trasparenza o vabbè, con i vertici, vedete, ma è molto banale. Qualora si volesse, avete la possibilità di avere cioè, c'è un controllo molto granulare e molto potente sulla singola feature perché, come vedete, possiamo modificare, cioè possiamo ritornare alla vecchia versione.
per singola feature. Quindi questo potrebbe essere utile qualora si siano, non so, si siano individuati dei problemi su una singola feature, in questo caso su una provincia, ad esempio, possiamo lavorare sulla singola feature e diciamo fare un restore, quindi ripristinare le versioni precedenti sulla singola feature senza modificare, cioè senza tornare indietro rispetto alle modifiche che sono state fatte sulle altre province, evidentemente. Ok, chiudo un attimo qui. A questo punto io ripristinerei quindi adesso vi ho fatto vedere il workflow senza il commit automatico. Ripristinerei per comodità settings il commit automatico dopo l'editing, quindi facciamo ok. E facciamo ad esempio adesso dell'editing, anche qua molto banale, questo sposta l'elemento, giusto? Sì. Ok, spostiamo la provincia di Torino. Ok, la spostiamo. Quando salviamo le modifiche, quindi quando usciamo dall'editing con il salvataggio automatico, vede che ci mette un po' perché sta facendo il commit. Commit fatto correttamente. Se adesso andiamo su show logs, vedremo che ci sarà una terza riga in cui appunto la provincia di Cuneo sarà spostata. Se andiamo su cambiamenti introdotti da questo log, possiamo vedere quello che abbiamo appena fatto, cioè molto banale, spostare la provincia di Cuneo. Cambiamento che evidentemente non ha senso, almeno al momento. Sì, un po' impallato. Sì, l'unica cosa che ho notato io, come vi dicevo, è che è un po' lento, però diciamo poi il funzionamento è molto robusto, nel senso che non ci sono bug particolari nel versioning dei dati, ecco. Beh, se no io lo fermo un secondo perché mi sta facendo aspettare parecchio. Ovviamente il commit automatico, dicevo, avviene solo se avete checkato nel settings quel tab che avevo tolto e poi che ho rimesso. Qua sembra essere andato dove vuole lui, quindi vabbè, lo lasciamo un attimo calmare. Quindi quello che adesso qua si vede, vabbè, siccome mi si è bloccato il plugin, sostanzialmente proviamo a chiuderlo. Ah, finora vorrei riaprirlo perché ci mette tanto a riaprirsi. Finora abbiamo visto che c'è una storia lineare di quello che abbiamo fatto, quindi stiamo lavorando sul branch principale che si chiama main. E quello che dicevo precedentemente era che si può creare un altro branch in cui solitamente si creano dei branch per lavorare su delle feature diverse, quindi se si sta lavorando su qualcosa di completamente diverso, si crea un branch parallelo e si inizia a lavorare lì. In quella maniera, cioè creando un branch parallelo, la storia di questo repository non sarà più molto lineare, ma ci sarà un ramo che si stacca e che avrà dei commit a sé stanti e che poi eventualmente si potrà riunire con il branch principale. Vorrei che mi si ripristinasse l'utilizzo di QGIS, eventualmente, vabbè. Chiudiamo pure e riapro QGIS, quindi scusate il disguido, ma riapro molto velocemente QGIS, che molto veloce non sarà perché deve caricare, diciamo, tutti i plugin e appunto QGIS all'avvio non è una scheggia.
E appunto dicevo che creando questo branch, magari adesso sono le 9:29 e non avremo tempo di crearlo, vi faccio vedere brevemente un'altra cosa che non riguarda il branch. Questo è un errore che non c'entra niente con Cart. Quindi creando il branch, due persone possono lavorare su due feature differenti. Ed eventualmente in un futuro un'altra persona o una delle due persone che lavora su due feature differenti può mergiare, quindi unire può unire appunto i due branch. Allora, non penso ci sia tempo di far vedere questa cosa qua del branch, ma è abbastanza facile, cioè basta semplicemente. Se vado sui log, creare un altro branch, lo creiamo a questo commit qua, quindi si fa creare un nuovo branch, quindi new branch. Lo faccio vedere brevemente e sarà probabilmente l'ultima cosa che farò vedere, poi lascerei la parola a voi o la parola alle domande. Ovviamente ci sono molte altre cose che si possono far vedere e che si possono fare con questo strumento, ma appunto non volevo, appunto non è una lezione frontale su Carter, solo appunto degli esempi che mi sembravano interessanti. Quindi a questo punto c'è il branch main e il branch new branch. Siamo ancora su main, che è in rosso scuro, possiamo cambiare branch, quindi switch to branch new branch. Lui con molta calma andrà sul new branch, quindi adesso siamo sul new branch. Una cosa che possiamo fare che non ho ancora fatto è importare il dataset. Quindi importiamo le province. Ok, vedete che pur non avendo salvato il progetto e il file, le nostre modifiche sono state salvate correttamente perché sono appunto state versionate da Cart. A questo punto facciamo una modifica, sempre spostiamo un elemento che è facilmente ok, salviamo. Lui oltre a salvare fa il commit perché ha tenuto il checkbox dell'autocommit sostanzialmente attivo. Se guardiamo i log a questo punto dovremmo vedere che sul new branch c'è un commit in più, ok. Possiamo ok, vedete che adesso nel branch new branch a questo punto la provincia di Aosta, penso, è stata spostata. Se noi ci mettiamo su questo commit e torniamo sul branch main, dovremmo vedere le cose come stavano prima, d'accordo? Adesso, queste modifiche evidentemente non hanno senso, sto cercando di far vedere un possibile workflow e per farvi vedere come potrebbe funzionare. Ok, vedete, siamo tornati su main e le modifiche che ci sono prima sono state, cioè le modifiche alla provincia di Aosta non sono effettivamente prese in conto perché sono solo sull'altro branch. Quindi questo è utile, cos'è? Tutto questo discorso è utile qualora due utenti po possano lavorare, cioè vol volessero lavorare su due province diverse, fare le loro modifiche e in un secondo momento riunire i due branch. D'accordo? Adesso se noi su un'altra provincia, siamo sul branch main, facciamo una modifica a questa provincia qui. Spostandoci sul Ok, vedete, questa modifica qui è solo sul branch main. Siccome sono già le 9:33 e non volevo allungarmi più delle 9:40 per quanto riguarda la mia presentazione, se ci sono delle domande, è stata una lezione, cioè una presentazione però più frontale, non ho dato molto spazio a eventuali interventi. Se
sono dei dubbi, cosa molto possibile visto che ho spiegato in fretta e peraltro il software anche, ha anche crashato, QGIS stesso ho dovuto chiuderlo e riaprirlo. Se ci sono delle domande, delle osservazioni, qualcuno l'ha utilizzato in un'altra maniera o ha utilizzato gli altri strumenti, diciamo che questo è il momento ideale. Appunto, alternativamente io avrei terminato, non andrei oltre per non appesantire la presentazione che doveva essere di una ventina di minuti, durata un po' di più, ma per lo più per miei problemi. E, ecco. Ci sono, ovviamente, io ho preso uno strumento per fare versioning che è CART, ma la filosofia della maggior parte degli strumenti di versioning dei dati, cioè di versioning in generale, si basano su Git, che è molto, è un software molto famoso per il versioning, e analogamente nell'ambito dei dati e dei dati geografici, gli strumenti di versionamento che ho visto si basano tutti su Git, quindi diciamo i termini utilizzati e la filosofia è sempre la stessa, quindi è sempre quella. E, in questo caso mi era utile utilizzare CART perché al di là del fatto il plugin di CART per QGIS, perché al di là del fatto che evidentemente è un po' lento e rallenta un po' l'utilizzo di QGIS, ha un'interfaccia grafica, non bisogna lanciare dei comandi dalla bash e quindi è, spero, più comprensibile per chi assiste a una dimostrazione. Mi rendo conto che alcuni concetti sono un po' astratti finché non si applicano e quindi appunto se ci sono domande ben vengano. Alternativamente direi che appunto non andrei oltre nel fare degli esempi con questo strumento perché di carne al fuoco ne ho già messa. Ok, allora, vabbè, prima di chiudere vi ricordo che tra 2 settimane ci sarà un altro jailbreak, quindi non questa, quella, cioè non la prossima, quella dopo, ce ne sarà un altro. E, un'ultima cosa, vi ho fatto, come ripetevo, vi ho fatto vedere solo l'utilizzo di CART con repository locali. È anche possibile clonare le repository remoti, quindi si possono, vedete, clonare dei repository e dargli degli indirizzi che possono essere non solo percorsi, ma anche indirizzi web a URL, insomma. Quindi l'utilizzo principale direi che è versionando repository remoti, quindi facendo le proprie modifiche in locale e poi rispostando le proprie modifiche su un repository remoto centralizzato, a cui magari 10-15, tutti i miei colleghi, 10-15 persone o insomma i miei colleghi stanno partecipando. Direi che quello è l'utilizzo principale, non l'ho fatto qui perché non avevo un esempio calzante e per non rendere troppo complicato, e già lo era, il procedimento. Ecco, non vorrei aver ultra semplificato, accendo un attimo la telecamera per salutarvi, non vorrei aver ultra semplificato il processo, ma appunto la grande potenza di questo strumento è utilizzando un dato che è centralizzato su un server. Ok, quindi direi che io ho concluso. Se non ci sono domande, vi rimando al jailbreak di quello che sarà tra appunto 2 settimane. E vi ringrazio della partecipazione. Appunto, questo jailbreak è registrato, quindi qualora fosse andato molto troppo veloce, verrà poi pubblicato dai miei colleghi sul nostro canale di YouTube, oppure qualora avessi commesso troppi errori, segnalatemelo nei commenti.
niente, vi ringrazio della partecipazione, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie mille.